Una buona serata, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. Apriamo con una buona notizia perché dopo settimane di paura l'Abruzzo arriva all'agognato traguardo di 0 nuovi contagi da coronavirus. Il risultato dei 1603 tamponi analizzati nella giornata di oggi restituisce dunque la notizia più attesa da tutti, soprattutto dalla popolazione che ha vissuto il periodo di lockdown. Nel computo però altre due nuove vittime a rattristare un po' questa giornata che altrimenti sarebbe stata veramente di festa. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Zero contagi. Il 29 maggio rimarrà un giorno cruciale per l'Abruzzo perché è quello in cui finalmente la regione arriva a zero. Un numero sospirato per settimane è il risultato dei 1603 tamponi analizzati nei tre centri di riferimento, quello di Pescara, quello di Teramo e quello di Chieti. Dunque, con tre giorni di anticipo rispetto alle previsioni che avrebbero voluto il 1 giugno come data utile per il fatidico risultato, l'Abruzzo non ha registrato nuove positività al Covid-19. E questo a distanza di 11 giorni rispetto alla totale riapertura delle attività commerciali. Ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 122. 3, numero invariato rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 645, meno 48 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Unica nota negativa sono gli altri due decessi registrati che portano il bilancio delle vittime a 404. 2063 sono i dimessi e i guariti, più 52 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 770, con una diminuzione di 54 unità rispetto a ieri. Il prossimo report dettagliato mercoledì 3 giugno, successivamente aggiornamenti solo due volte a settimana, ogni martedì ed ogni venerdì. E proseguiamo con il nostro giornale. I 5 Stelle denunciano di aver ricevuto diverse segnalazioni sui tempi ingiustificatamente lunghi che occorrerebbero per processare i tamponi. Il direttore della ASL di Chieti, Shell, ha dichiarato che per entrare nel merito della questione occorrerà attendere il 30 di giugno. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Seguiamo la logica delle 3T, testare, tracciare, trattare. Queste le parole del direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Shell. A fronte di un rischio di contagio ridotto, ha dichiarato Shell, diventa fondamentale scovare nuovi casi di positività e isolarli, con particolare attenzione a RSA e case di riposo. Sulle prime 2T però, testare e tracciare, sembra che ci siano notevoli ritardi. Mentre normalmente per processare un tampone occorrono circa 48 ore, i 5 Stelle riportano segnalazioni di cittadini che o non riescono a fare il test o non riescono ad averne i risultati dopo diversi giorni. Il 28 aprile il direttore Shell manda di fatto a tutti i consiglieri regionali ed alcune autorità della provincia di Chieti una comunicazione con cui dice: ci siamo messi a pari, adesso sintetizzo, ci siamo messi a pari con tutta la mole di tamponi che dovevamo fare, adesso abbiamo la situazione sotto controllo. Siccome a me non risultava così, ho risposto a questa comunicazione con un accesso agli atti chiedendo esattamente tutti i dati dei tamponi, cioè tutti i pazienti dell'ASL di Chieti che sono risultati positivi al Covid. Di tutti i pazienti volevo sapere quando hanno richiesto il tampone, quando è stato effettuato il tampone, quando è arrivato al laboratorio, quando il laboratorio ha dato il referto all'ASL e quando l'ASL lo ha comunicato al paziente. Di fatto ieri mi è arrivata la risposta dal direttore generale dell'ASL 28 giorni dopo la mia richiesta di accesso agli atti, che mi dice che non è ancora in grado di darmi queste risposte. La mancanza di dati sui tempi delle analisi riguarda tutte e quattro le ASL abruzzesi. Shell ha risposto che i numeri non saranno disponibili prima del 30 giugno. Altra questione però è che attualmente in Abruzzo sono processati ancora circa 1000 tamponi al giorno e questo benché il famoso macchinario a disposizione della ASL di Pescara ne avrebbe dovuto analizzare 2400 e i laboratori aquilani Dante Labs, in dialogo con la regione, ne avevano assicurati in minimo 5000.
il perché non si facciano più tamponi, il perché non si inizi un'indagine sierologica, francamente non me lo spiego, perché ad oggi, visto che siamo anche usciti dall'emergenza e che ci viene detto che i laboratori non sono in sovraccarico di lavoro, perché non si facciano più tamponi resta un mistero. Adesso una notizia che in qualche maniera riguarda la diagnosi del coronavirus. Un test rapido che in un paio di minuti permette di capire se il paziente è in grado di percepire gli odori, ovvero di stabilire il grado di alterazione olfattiva, uno dei principali sintomi del Covid-19. Il dispositivo si chiama Olfactory Smart Threshold Test, OST Test abbreviato, ed è stato sviluppato da un'azienda di Pescara che ne ha donati 100 all'ospedale di Chieti per una prima sperimentazione sui malati di Covid-19. Il presidio sanitario teatino, assieme all'Università d'Annunzio, ha infatti creato un pool di ricerca per lo studio delle alterazioni olfattive nei pazienti Covid, che ha utilizzato proprio i kit realizzati da questa azienda di Pescara. L'OST Test è un kit made in Abruzzo, progettato, come abbiamo detto, da un'azienda pescarese che lo aveva realizzato grazie al supporto delle tecnologie additive come la stampa 3D. Il test si è poi rivelato estremamente efficace durante l'emergenza coronavirus, sviluppata anche una app gratuita per smartphone e tablet per poter eseguire correttamente e confermare il risultato del test in tempo reale. La validazione del protocollo sperimentale effettuato all'interno dell'ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti ha già riscosso un grande interesse a livello nazionale, dicono dall'azienda The Prototype. Questa sperimentazione potrebbe risultare uno strumento utile per la diagnosi precoce della malattia. Il pool di ricerca è costituito da università e ospedale ed è coordinato dal docente Giampiero Neri, associato in otorino laringoiatria, è composto da Carlo De Luca, specialista sempre in otorino, dalla clinica malattie infettive diretta dal professor Vecchiet, dai reparti di medicina generale 1 e 2 diretti dal professor Cipollone e da Ettore Porreca, dalla cardiologia UTIC diretta da Marcello Caputo e dalla pneumologia diretta da Stefano Marinari. Proseguiamo con il nostro giornale, andiamo all'Aquila. La fase 2 nel capoluogo ha portato di nuovo anche la movida notturna, che tuttavia ha lasciato segni visibili e poco gradevoli in città. Vediamo il servizio di Germana Dorazio. L'inciviltà non è stata mitigata dal lockdown. L'ansia del ritorno a una vita normale, movida compresa, all'Aquila lascia dei brutti segni. Non si parla solo di assembramenti questa volta, ma di sporcizia. Un tappeto di bottiglie di vetro vuote è stato trovato questa mattina dagli operatori delle pulizie dell'azienda municipalizzata aquilana ASM alle prime ore della mattina. Nel cuore della movida aquilana, Piazza Chiarino, Piazza Santa Maria Paganica, Via Garibaldi, è stato dato uno spettacolo di indecenza pubblica, di infrazione delle basilari norme del viver civile. Vetro, carta, contenitori vari abbandonati a terra, negli angoli, sul ciglio della storica fontana di Piazza Santa Maria Paganica. Lo sgomento è degli stessi gestori dei locali, i quali si premurano di mettere in strada gli appositi raccoglitori, che evidentemente sono stati largamente ignorati da questo maleducato popolo della notte. Una pagina amara, di mancanza di rispetto di una città e di profonda offesa di tutti i suoi bravi cittadini che nella fase di emergenza Covid hanno dimostrato un gran rispetto delle regole. Una pagina vergognosa per persone alle quali in questi giorni si chiede ancora di tenere alta la guardia per il rischio contagio. Purtroppo non finito. Ed ora la cronaca, due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Montesilvano in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare per usura, estorsione e sequestro di persona. I due, a fronte di un prestito di 15.000 euro, avevano preteso da un agente immobiliare del posto la restituzione di 50.000 euro. I fatti risalgono ad un periodo tra il 2018 e il 2020. In
occasione l'agente immobiliare che aveva chiesto il prestito sia per questioni personali che professionali era stato trasportato a forza e trattenuto a bordo di un'automobile dai due per poi essere liberato. Nei confronti di uno degli usurai è stata disposta la custodia in carcere mentre l'altro è stato sottoposto all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Vicino alla scadenza del suo secondo mandato da sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani inizia a guardare al futuro confermando la volontà di proseguire nell'attività politica anche se non più come primo cittadino dopo aver effettuato i due mandati. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Luciani, tempo quasi di bilanci, il prossimo anno scade il suo secondo mandato, il futuro è adesso, è il caso di dire. Sì, il futuro adesso, perché adesso bisogna programmare il futuro di questa città. Come ho scritto più volte, a dire il vero, noi ci siamo stretti per un'amministrazione, per condurre avanti un'amministrazione che cambiasse il modo di fare. E penso che abbiamo dato un bel segnale alla città in questi, ormai dico sempre, 10 anni, anche se sono 9, ce ne manca uno, ma diciamo che siamo vicini all'arrivo. Ora vorrei che questa città continuasse su questo tragitto, su questo percorso solcato da noi, e quindi mi sto dando da fare, perché è vero, non potrò candidarmi come primo cittadino per le prossime elezioni, cosa che farei a questo punto anche volentieri, la legge non me lo consente, e quindi passo volentieri però il testimone solo a coloro che hanno apprezzato e apprezzano questo modo di amministrare e che vogliono proseguire sullo stesso percorso. Resterà in politica? Beh, la politica è una passione, quindi dire a una persona se siccome è una passione, come lo è il calcio, come lo è lo sport, come ne ho tante nella mia vita, perché no? Sicuramente sarò un grande appassionato di politica fino a che potrò farlo. Qualche tempo fa non aveva nascosto la sua volontà anche di volgere lo sguardo alla regione, è rimasta questa volontà, questa possibilità? In realtà è una cosa che mi chiedono e mi continuano a chiedere molti, non è un non sono autoreferenziale, e che molte persone apprezzano il mio modo di amministrare, il mio modo di essere, e quindi mi hanno chiesto di compiere un percorso verso la regione. Io ci metto tutto l'impegno, poi nella vita non si sa mai, vediamo quello che capiterà in futuro. Ma il futuro politico di Antonio Luciani resta nell'alveo del centro-sinistra, ma non nel PD? Resta nell'alveo del centro-sinistra, questo è poco ma sicuro. Attualmente sono in una fase nella quale ciò che sta facendo il Partito Democratico, soprattutto a livello regionale, non lo apprezzo. Forse a livello nazionale meglio, molto meglio, ma a livello regione Abruzzo non è apprezzabile lo sforzo compiuto, o non è sufficiente lo sforzo compiuto dal Partito Democratico, e quindi io mi sento ora un civico, continuo a restare molto vicino ai valori del Partito Democratico sicuramente, ma non faccio parte di questo partito. Cosa le resta di questi 10 anni, ma soprattutto questa esperienza drammatica di questi mesi nella gestione dell'emergenza sanitaria del Covid? Resta, penso che questa sia una caratteristica che accomuni molti sindaci, la cosa che resta nel nostro cuore è l'affetto ricevuto dalle persone che a loro volta magari hanno ricevuto un aiuto, anche una semplice parola di conforto. Ecco, fare il sindaco è un po' fare il padre, il papà, i cittadini si considerano a volte dei propri figli, soprattutto quelli che sono in un momento di debolezza e di difficoltà. Questa è una cosa che portiamo nel cuore e che porteremo sempre nel nostro cuore. Adesso andiamo a Giulianova, vi riproponiamo un estratto della diretta che è andata in onda questo pomeriggio nel TG delle ore 14, proprio da Giulianova, dalla spiaggia di Giulianova, dove i balneatori si preparano alla stagione estiva con tante incognite chiaramente legate al coronavirus, alle misure e alle precauzioni che bisogna prendere per evitare i contagi, e poi c'è sempre l'incognita costi, anche se da parte di questo balneatore che tra poco ascolteremo c'è la rassicurazione che l'ombrellone non aumenterà. Sentiamo la diretta che è stata condotta da Tania Bonici Castelli.
Adesso vorrei sapere, perché, ma i prezzi aumenteranno? Io posso rispondere per quelle che sono le mie attività, sicuramente sono aumentati i costi per noi, però noi come politica abbiamo scelto di lasciare i prezzi degli anni precedenti, anche perché conoscendo la situazione generale dove, diciamo, al di là degli impiegati statali, dei pensionati che legittimamente hanno, diciamo, il loro status intonso, poi insomma nel vedere come si muovono le cose tra i piccoli imprenditori o gli operai in cassa integrazione, diciamo, no, c'è poco da aumentare. Lei è anche un amministratore comunale, come la vede questa stagione anche per gli altri? Ma io penso che poi ognuno di noi si reinventa per forza, e un po' come categoria siamo abituati in tutta Italia, e anche qui a Giulianova non siamo da meno. Poi ognuno sceglie la strategia che preferisce, però sono sicuro che, in realtà non sono sicuro, ne sono certo proprio, che poi la spiaggia rimane il posto migliore dove stare. Se pensiamo agli spazi, se pensiamo alla salubrità sotto l'aspetto medico, che proprio questo luogo garantisce, dove poter stare meglio. E tutte le attività che si facevano per esempio a Giulianova Paese, come sarà? Beh, sicuramente il discorso di sagre o feste popolari non sono possibili al momento con questo, con le caratteristiche del protocollo Covid, non si sposano benissimo. Stiamo valutando una proposta che ci è stata fatta di una tavolata lunga 1 chilometro, distanziata 1 metro, dove gli ospiti sono distanziati 1 metro l'uno dall'altro, con un concetto che è quello del numerare questi posti, sfruttare una abitudine a cui i ristoratori giuliesi loro malgrado si sono dovuti piegare, cioè quella del delivery, e quindi poi tutti coloro che vogliono aderire hanno la possibilità di consegnare agli ospiti il pasto che hanno scelto di ordinare, facendo girare poi intorno a questa tavolata dai mariachi piuttosto che ai suonatori napoletani. Insomma, sono forme diverse di divertimento che speriamo funzioni. Dal mare ci spostiamo in montagna in questo maggio davvero particolare, non soltanto per la fase 2 dell'emergenza sanitaria, e nevica in questi minuti, in queste ore, a Campo Imperatore. Questa è la foto ai 2100 metri di quota sul Gran Sasso, la temperatura è praticamente arrivata allo zero. La webcam che vedete è quella della stazione dell'Associazione Meteorologica Aquilana Caput Frigoris, da un paio d'ore sta immortalando la precipitazione che segue quella a sorpresa di 2 giorni fa, quando la nevicata notturna in quota era stata accompagnata da forte vento con raffiche fino a 100 km orari. Ed ora lo sport, parliamo chiaramente del calcio. Serie A e Serie B ripartiranno il 20 giugno. Questa è la decisione ufficializzata ieri dopo il vertice fra Ministro dello Sport, Federazione e Leghe. Il Pescara tornerà in campo contro la Juve Stabia. In Serie C il Teramo invece attende gli sviluppi circa la rimodulazione del format per chiudere la stagione. Vediamo il servizio. Il calcio riparte. La data da cerchiare è quella del 20 giugno, il giorno in cui torneranno i campionati di Serie A e Serie B. E quanto è emerso ieri al termine del breve ma fondamentale incontro tra il ministro dello sport Spadafora e tutte le componenti del calcio, FIGC, le quattro leghe e le associazioni di calciatori, arbitri e allenatori. La Serie B potrà ripartire il 20 giugno in linea con quanto avevamo deliberato, e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto, ha dichiarato subito dopo in una nota il presidente della Lega di B, Mauro Balata. Abbiamo sempre apprezzato l'attività portata avanti dal governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio, e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla federazione e al presidente Gravina. Adesso la ratifica aspetterà il Consiglio federale del 4 giugno, mentre le leghe scenderanno nei dettagli dei calendari. Al netto di eventuali anticipi o posticipi, il Pescara riprenderà sabato 20 all'Adriatico Cornacchia contro la Juve Stabia, poi la trasferta di Pisa, già 2 gare delicate per il finale di stagione biancazzurro. Più in generale, la Serie B, dalle prime indiscrezioni, cercherà di chiudere la stagione regolare entro il 1° di agosto, per poi disputare i playoff tra il 4 e il 20 di agosto e i playout il 7 e il 13.
Tra il 20 giugno e il 1 di agosto ci sono 7 weekend disponibili, cui andranno aggiunti 3 turni infrasettimanali, che per Ascoli e Cremonese diventano 4, dovendo disputare il recupero della gara rinviata lo scorso 29 febbraio. Questo paventato è lo scenario ottimale, che darebbe modo di chiudere in tempo la stagione avendo un cuscinetto di giorni fino al 31 di agosto per procedere alle iscrizioni al nuovo campionato. In questi giorni la Federcalcio e le Leghe dovranno pensare anche a scenari che impongano sospensioni in caso di nuova fase espansiva dell'epidemia da Covid e nel caso non si escludono forme più brevi fino anche alla cristallizzazione della classifica per l'emissione dei verdetti, caso che però rischia sempre di esporre a ricorsi, ne è l'esempio la Serie D con le iniziative che minacciano di intraprendere i club che saranno retrocessi qualora il Consiglio federale del 4 giugno ratifichi in toto la proposta del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Tornerà in campo anche la Lega Pro, in via potenziale potrebbe farlo dal 20 giugno, ma ragionevolmente avverrà ai primi di luglio, anche perché la Serie C, di concerto con la Federcalcio, sta vagliando l'ipotesi dei soli play-off per stabilire la quarta promozione in B e play-out nei soli gironi A e B. Ulteriori novità o la piena conferma di questo indirizzo si potrebbero registrare in giornata a seguito del direttivo della Lega Pro, dove, alla luce della riunione di ieri, verranno formulate proposte per la chiusura della stagione da portare al vaglio del Consiglio federale. In tutto questo contesto, il Teramo continua a restare alla finestra in attesa delle decisioni e dunque di capire come muoversi, se e quando rimettere in moto la propria attività e nella speranza di poter lavorare su protocolli per la Serie C meno impattanti sotto il profilo dei costi e della fattibilità. E a proposito della ripartenza dei campionati, il prossimo 20 giugno abbiamo ascoltato il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha parlato dell'emergenza e delle prospettive per il futuro del calcio, soprattutto in ottica biancazzurra. Ascoltiamo l'intervista. Presidente Sebastiani, riparte il campionato di Serie B, si torna in campo, la decisione alla fine più logica. La decisione più logica è la decisione che abbiamo spinto anche noi, perché comunque sia è l'unico modo per non avere problemi, finendo il campionato chiaramente il campo darà i verdetti e quindi a quel punto non ci sarà possibilità per nessuno di discutere, quindi questa è una cosa importante. L'unico neo di questa storia è comunque rimane il fatto che si giocherà senza pubblico e chiaramente il calcio senza pubblico non è calcio. Possiamo dire che hanno prevalso le questioni economiche anche su quelle del calcio giocato? Ma non c'è da meravigliarsi, perché il calcio non è solo gioco, il calcio è un'azienda, il calcio è una delle aziende più grosse in Italia, quindi come sono ripartite, come ci si è battuti per far ripartire le aziende, era giusto battersi per far ripartire anche il calcio. Torna in campo, 10 partite da giocare fino al termine della stagione con il Pescara che sarà chiamato a conquistare sul campo la permanenza, la salvezza. Sì, Pescara dovrà fare le 10 partite come le faranno tutte le altre squadre, cercando di fare il meglio possibile. Adesso siamo più vicini alla zona play-out che alla zona play-off, però noi dobbiamo guardare il campionato come se riniziasse da oggi, quindi senza trascurare nulla, cercando di fare il meglio possibile e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Questa lunga pausa, anche ovviamente non voluta, ha portato però qualcosa di buono dal punto di vista tecnico, perché rispetto a prima della sosta le Grottaglie potrà contare praticamente su tutti i giocatori in organico a Benevento e Pescara era sceso in campo senza 14 titolari, con la Juve Stabia quasi certamente saranno tutti disponibili. Sì, però questa, diciamo la verità, questo periodo ha giovato a tutti, non solo al Pescara, perché anche altre squadre avevano infortunati importanti e quindi le hanno potute recuperare. Sicuramente rimane il punto interrogativo per tutti di come staranno i giocatori dopo una sosta così lunga, che non è sicuramente una sosta che hanno mai fatto, perché anche in estate quando ci si ferma per la fine del campionato, poi effettivamente i ragazzi comunque hanno la possibilità di giocare, di allenarsi, di fare tante altre cose. Qui sono stati quasi 3 mesi dentro casa e quindi ci sarà da capire come sarà la reazione. Presidente, si torna in campo il 20 giugno, a 10 giorni dalla scadenza dei contratti, perché i contratti
e dei giocatori scadono il 30 giugno, la scadenza anche di alcuni prestiti. Che cosa accadrà e qual è la sua proposta da presidente di una società di calcio? Nel momento in cui la federazione ha prorogato la stagione al 31 agosto, credo che anche se poi l'aspetto contrattuale con i giocatori sarà un contratto a parte che è regolato da altri concetti, però mi sembra giusto e corretto far arrivare questi giocatori fino alla fine del campionato, quindi fino alla fine della stagione, e poi ricominciare la prossima. Dal punto di vista economico credo che il danno non ci debba essere, perché comunque i giocatori nei 24 mesi percepirebbero l'intero contratto che hanno, sia forse qualche problema ci sarà per quelli che sono a scadenza, ma quelli in prestito credo ci sarà da fare degli accordi trilaterali tra la società, il giocatore e la squadra di provenienza. Parliamo anche un po' della società. Nei mesi scorsi si era parlato anche della possibilità che insomma potesse entrare qualche imprenditore nel Pescara per affiancare lei e i suoi attuali soci. Qual è la situazione ad oggi? Per il momento è entrato il signor Covid, che ha acquistato parecchie quote, però al di là di questo, in questo momento credo che sia l'ultimo pensiero degli imprenditori entrare nel Pescara. Per quanto riguarda l'eventuale ricapitalizzazione, lo vedremo, perché chiaramente subiremo delle perdite, e quindi se ci sarà bisogno di liquidità per forza di cosa gli attuali soci dovranno mettere mano al portafoglio, però per il resto al momento è tutto fermo. Non credo sia nell'intenzione di nessuno a Pescara in questo momento. C'è stato qualche abboccamento prima di marzo tra lei e qualche imprenditore interessato a darle una mano, ad entrare a collaborare con l'attuale società? Sì, prima del Covid a Pescara era andato un giorno a pesca e avevano abboccato dei pesci, ma niente di più. Se pensate che a Pescara possiamo trovare qualcuno interessato al Pescara, come diceva un mio amico, se ti piace la fame fai il signore. Chiudiamo questo telegiornale, questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con la nostra programmazione.